Rieccoci qui dopo aver riavviato due o tre volte, adesso si dovrebbe sentire tutto per bene. Dicevo, scusate l'assenza, ma dovevo un attimo capire cosa fare. Ci sono stati diversi eventi dopo l'Oktoberfest che non è andato al top per vari motivi, anche perché non sono stato bene io magari, eccetera. C'è stato Lucca, eccetera. L'anno scorso abbiamo svernato con la saga di Castlevania, che ho visto che è stata molto apprezzata, anche perché di alcuni capitoli l'unica guida italiana l'avevo fatta io, sono molto contento perché anch'io la cercavo, allora me la sono fatta. Quest'anno passiamo l'inverno con un'altra bellissima saga che io adoro, intanto faccio reset. Ok, si dovrebbe essere tutto a posto. Che è una saga di Capcom del 96 slash 97, perché stiamo parlando di Resident Evil Director's Cut. Adesso dovrebbe avviarsi. Che, ecco, perché la ROM, questa ROM ci mette un pochino ad avviarsi, perfetto. Quindi siamo 96, anzi 97, Shinji Mikami della Capcom decide di fare questo horror ispirato anche a un film vecchio, Home Sweet Home. Da non confondere con una specie di remake coreano che c'era su Netflix, ma non mi interessa, tanto io Netflix non ce l'ho più, e disiscrivetevi da tutto e supportate i progetti indipendenti sempre, ok? Dopo il mio ideale, ecco. Vedete anche l'uso di attori veri di questo gore. Shinji Mikami ci vuole raccontare un B-movie americano. Tanto abbiamo, che abbiamo perso anche troppo tempo. Un B-movie americano con tutti i suoi cliché. E adesso parte la presentazione che è fantastica, no? Dopo aver scelto il personaggio. Io mi ricordo, io prendo sempre Jill, perché sin da piccolo per me è sempre stata l'emblema della donna fortissima. Ah, non mi fa scegliere un costume? Forse dire Director's Cut ha già la versione bianca. Io non ci ho mai giocato, dicevo, al Director's Cut, perché ho originale il primo capitolo, quello con la cover. Vabbè. Presentazione, poi vi dico. Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Ah!
Chris Redfield. Qua fumava nella versione giapponese. Jill Valentine. E l'intro era tutto a colori, non solo questa parte. Jill, bellissima, bionda addirittura qua. Barry Burton. Il mito proprio assoluto. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Ecco, l'Enrico Papi di noi altri. Resident Evil. E con questa dichiarazione di intenti abbiamo già capito cosa Shinji Mikami ci vorrà far capire. Siamo scappati nella magione, dove pensavamo di essere salvi, invece... per ora. What is this, this place? Wow! What a mansion! A memoria, praticamente. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert. E andiamo a esplorare. Comunque, dicevo, Resident Evil anche lavora su dei fondali pre-renderizzati, insomma sono delle cartoline dove si muovono questi modelli low poly. Non mi piace dire così, però tanto... A dining room. Ok. Ah, ok. I controlli sono i famosi controlli tank, quasi che più comodo con l'analogico. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Bene. Hope this is not Chris's blood. Oh, era per capire, no, stavo guardando i valori. Intanto che c'è un momento di pausa e Jill nella sua idle animation, voglio spostarlo un po' più in su, ecco, così non mi fa il doppio schermo che mi potrebbe alterare. Well, he's investigating. Ok, dicevo, ci avvaleremo dei quick save per far prima, vediamo se funzionano. Perfetto, più per comodità che per difficoltà. Non c'è il turnaround di 360 gradi, no, va bene. E questi caricamenti, non si, cioè queste animazioni della porta non si possono skippare perché carica, invece nelle versioni più nuove erano fatti per creare anche un po' di suspense. Questo è il primo zombie, noi ce la squagliamo e triggeriamo questo evento. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. E così. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Buonasera, chiunque sia. Anyway, let's report this to Wesker.
Quindi grazie a questo trucchetto ci siamo fatti fuori uno zombie a gratis. E chiunque sia, mi puoi dire se si sente bene, che ogni volta è un casino per settare tutto. E intanto ti auguro una buona serata e quest'inverno sverneremo con la saga di Resident Evil. Ah, ma lui perché si allontana così? Quindi bisogna andare a avvertire Wesker, che noi siamo appena entrati. Intanto io questo lo prendo. Inventario a 8 slot, a differenza di 6 che c'aveva Chris. Perfetto. Mi si attivava con... Addirittura, fa vedere la mappa com'era, bellissima. Mansion one floor, vedete, bellissimo, tutto chiaro. Infatti forse la una delle versioni migliori è la Deadly Silence, perché c'hai già la mappetta sotto, bellissimo, quello per DS. Va bene, andiamo ad avvertire Wesker dell'accaduto. Abbiamo trovato una specie di zombie non morto, quel che sia. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Quindi adesso ci dobbiamo separare un attimo. Ah, comunque non lo emula al top, no? C'è un po' di caricamento. Noi andiamo qua. Comunque bello, il modello poligonale, assolutamente figo. Ancora validissimo, secondo me. Poi davano un senso di un po' più atmosfera. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. It's We could get into gigantic. trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Anche questo meme assoluto, lei Master of Unlocking. Thanks. Maybe I'll need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Bene, grazie Barry, sei un mito sempre per sempre. Quindi Jill ci ha suggerito di investigare nella porta all'opposite side. Questo è un gioco che salva con le macchine da scrivere come quella che vedete sotto le scale, ma noi intanto usiamo un quick save per sicurezza. Ma me l'ha preso, vediamo. Sì, perfetto. E che volevo dire? Quindi anche i dialoghi, insomma, è molto kitsch, un po' voluto, insomma. Qua cos'è che c'era? Qua è la stanza dello spirito. It's locked. A carving of an armor, esatto. Anche questo è un meme, in verità, inside tra mio fratello. It's a carving of an armor, dicevamo sempre quando non si apriva la porta. Ok, andiamo qui. Si può skippare, no, perché siamo nella versione emulata, quindi emula anche i caricamenti. Invece nella versione PC, infatti era figo fare uno streaming con la versione PC, però non ce l'ho. Però di Metal Gear sì. Però se faremo mai Metal Gear, uso la versione emulata perché voglio sentire il dialogo in italiano, se no c'è la versione integral, vabbè. Quindi qua si può spostare. Tra l'altro musiche molto belle d'ambientazione, questa mi piaceva un sacco. Infatti si vede che... aspetta, mi sono incastrato. Che la mappa è un modello esterno che si può togliere, no? Come quando vedete nei cartoni animati la roccia che si sta per rompere su Dragon Ball, qua si vede che è quello per interagire. Però non so se questo emulatore un po' me l'ha upscalato il gioco, non mi ricordo che settaggi avevo usato l'anno scorso, ho lasciato tutto uguale. E la mappa del first floor, la prendiamo? Certo che sì. E
E l'abbiamo presa. Infatti, se noi adesso facciamo start, che è duro come la bestia, map, l'abbiamo tutta. Le parti verdi chiaramente esplorate. Strano che non mi ha messo la porta rossa dove ho provato ad entrare prima, dove c'era The Carving of an Armor, cioè quindi il simbolo di un'armatura, l'incisione di un'armatura. Però noi siamo nella via di mezzo, adesso proseguiamo per il corridoio. Oh, guarda quanto è duro sto joypad. Poi puzza ancora di plastica, allora perfetto. Poi ce la prendiamo molto comoda perché è un gioco rilassante. Mi dite se si sente bene, per favore. Sì, è un po' upscalato, ma mi sa che avevo scelto un upscaling giusto, che non è né troppo esagerato, ma neanche tipo che si... No. Piccolo imprevisto. Cazzarola, mi si è incastrato l'L1. Cioè... Che poi questo joypad in verità è abbastanza buono. No, dai, cazzarola, adesso così. Un attimo, eh. Ma io ci avrei... Oh, ma tanto tutto, mi rema contro qualsiasi cosa. No, per favore, vedi, comunque con R1 si punta, insomma, un tasto abbastanza importante. Ma dai, guardate che roba. Non si vede, però si è infossato. Dove... Ma dai, veramente? Niente, non si può sapere. Vabbè, posso trovare un joypad sostitutivo. Che poi c'ho quello ufficiale della PlayStation 1, ma io sono proprio tonto, eh. Sai cosa facciamo? Adesso vedo. È incredibile sta situazione. Ah, vabbè. Io c'ho l'adattatore, questo qua. Che tanto il DualShock non lo usiamo, no? È un adattatore fighissimo perché guardate un po', è USB to PS1 e ce n'ha due, è un triangolo, ce n'ha due, molto figo. Sì, adesso faccio semplicemente. Poi prendo questo che è il mio storico, no? Allora, vediamo cosa fa. Sì, questa faccenda mi si risolve. Vabbè che posso fare un quick save e incredibile, incredibile ragazzi. Allora, perfetto, one. Questo lo riparo. Vabbè, io non ho ripreso uno uguale a quello che ci ho fatto al format della PlayStation. Ma non lo so, non ci ho fatto, l'ho appena scartato già, si è incastrato, poi lo scastro con calma. Se no potevo usare uno dell'Xbox, però invece no, usiamo Sony Official. Questo è proprio il mio della PlayStation 1 di quella volta, non è che l'ho comprato adesso. E se abbiamo fortuna forse non c'è bisogno neanche di reimpostarlo. Real hardware proprio. Ok. Vediamo se tipo lo prende senza che... No, lo devo reimpostare chiaramente, ma ci sta. Ce l'accolliamo sta cosa. Allora faccio così. Tra l'altro super comodo e soprattutto non puzza di plastica. Allora F1, faccio un quick save. No, vuoi davvero uscire? Annulla, aspetta, faccio ESC. Perfetto, voi comunque mi vedete, sono qui. Ah, non posso cambiarlo on the fly, poi noi facciamo esci.
Vado sull'emulatore, voi mi vedete, state qui con me per favore. Allora, configura, voi vedete come funziona? No, non lo potete vedere, è strano, mi serve. Facciamo digital, esatto, ho cambiato addirittura pad, gli ho detto che sto per usare un digital, quindi facciamo questo e questo, questo e questo. App, vabbè, questo pare uguale, giusto? Sì, select e questo. L'aveva preso, mica ho capito. Tondo, fatto è quadrato e X, va bene. File, avvia CD, no, che CD-ROM, ho sbagliato. ISO. Perfetto, e siamo di nuovo qui, giusto? Precisamente, vediamo se è tutto a posto. Ho fatto un piccolo. Funziona tutto tranne start, non si sa, infatti. Aspetta. Ma perché? L2 funzionano tutti. Funziona tutto esattamente. Tranne. Tipo polvere del 96. No, scherzo, però. Tanto ci ho giocato con questo. Quadrato non fa. Ah no, mi corre. Ah no, forse è impostato male. Allora, aspetta. Quanto. Vabbè. Il primo episodio è già molto schifus. Allora. Configura. Questo è quadrato? Ah no, vedi, avevo invertito i due tasti. Tondo è questo. E start non mi torna, proprio. Sembra che. Vedi? Non funziona start. Grazie Ale. Non funziona start, però. Posso metterlo su L2, tipo, Madonna, ma che roba ho fatto? Tanto non serve L2 se non sbaglio. Però perché non funziona lo start del mio gio storico joypad? Vabbè, per sto giro famo che con L2 vado sul menu. Buona. Ci arrangiamo, show must go on. Avvia. ISO. Director's Cut Europa. E. Perfetto, e ci siamo di nuovo. Scusate l'inconveniente, ma è sempre un bordello qua, eh. Allora, tolgo il menu e ci siamo. Questo ovviamente è un balordo. Io posso. Ah, è vero, infatti. Equipare il coltello. Vabbè, ma preso, non importa. Vabbè, con L2 alla fine è giocabile, nel senso, però mi dà fastidio che non funziona. Qua cos'è che c'era? È un Ink Ribbon. E prendiamolo un po', serve per salvare.
anche se adesso mi fa solo che. Quindi il rapporto tra voce e gioco va bene, no? Mi stai dicendo. Oppure è meglio che alzo un po' il gioco visto che è più d'atmosfera, non lo so. Puoi scrivermelo anche. Ho visualizzato solo. Ah no, tanki, tanki, tanki. Puoi scrivermelo anche in chat così lo vedo sullo schermo perché non so se. Va bene, comunque è una partenza un po' lenta, ma ci siamo. Allora, ok. Ah, esatto, perché lei avendo il lockpick può entrare già subito in alcune aree a differenza di Chris. Però Chris cos'è? È più forte a livello di vitalità e. Però non inizia con la pistola. Jump scare che già sapevo, io però fuggo qua perché i Cerberus, che è una BOV, no? Una Biological Weapon, no? Oh, guarda che bella! Quanto è scalata! Infatti, questo è l'angolazione con più zoom che puoi avere per vedere il modello poligonale. Cioè, ancora attualissimo, bellissimo. Non mi piaceva nell'low poly, di quando c'erano pochi poligoni, che un po' sbaggano, vedi, nel senso, ma questo succedeva già. Certe mente che la prendo. A Kerving o Van Armo, sempre il simbolo. Dobbiamo trovare una chiave. Qua c'è il bagno, se non sbaglio. Dispiace per questi inconvenienti, ma vedi L1, vedi, è solo start che non funziona. Ovviamente non riflette perché. Ah, invece sì, che stupido, madonna, tecnologia incredibile. Invece riflette perché basta caricare il modello poligonale anche oltre la cartolina, spettacolare. Rifletteva, ma forse solo su Director's Cut, non lo so. Mi ha stupito veramente, che non mi ricordo niente. Il cesso, analizziamolo. Infatti, niente di interessante. Qua su Remake quanto mi faceva paura. C'è qualcosa qui nella bathtub. Niente. Perfetto. Ma dai, non c'era niente proprio in sto livello. Andiamo. Anche perché io Director's Cut l'altra volta lo stavo giocando da un mio amico perché c'era l'abbonamento quello della Play, no? E così con Nonchalance mentre chiacchieravamo lo stavo quasi finendo in 2 orette, in 3 ore ero già. No, non stavo finendo, però in 3 ore ero già a buon. No. Perché sbagga così? Questa emulazione. Vabbè. Io ci provo, mi pare che dovrebbe triggerarsi un evento. Faccio F1. Per sicurezza. A Tapestry, nothing unusual. Perché qua Jill può prendere il pompa. Aspetta, faccio no perché lo volevo rivedere com'era sullo schermo. Bellissimo, un quadrato praticamente. Però si altera qualcosina. Cosa succede? Abbiamo attivato forse qualcosa che non dovevamo. Esatto, il soffitto sta cedendo ed è locked. Quindi la soluzione cosa può essere? Ma anche qua è locked? Sì. Quindi siamo spacciati, no? A meno che non succeda una certa cosa. Adesso non mi ricordo se ho eseguito tutto correttamente. Perry, help me, please.
The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Too close. You were almost a Jill sandwich. Meme è assoluto anche questo. Barry, thanks for saving my life. A Jill sandwich, poi utilizzato anche da Capcom per altre cavolate. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Un po' sus. Lui doveva. Aveva detto che controllava l'altra zona. Perché era qui? Comunque, grazie Barry, mito assoluto sempre. E quindi sì, abbiamo anche lo shotgun, ridendo e scherzando. Siamo messi benissimo. A parte che c'aveva uno slot solo. E continuiamo la nostra exploration. Abbiamo qualcosa equipato? Sì, la pistola. Quanto mi piace questa cosa anche. Facciamo un po'. Vedi, Beretta M9. Tanto la Beretta M9, io siccome questo è uno dei primi giochi che ho visto con le armi, e per me è la pistola base di sempre. Infatti ce l'avevo a piombini e mi piaceva giocare a Resident Evil. Guarda, la potevi analizzare così. In alcuni frangenti puoi esaminare gli strumenti per scoprire delle cose incredibili. Va bene, andiamo avanti. Io vado avanti finché non è chiuso, vado avanti. Bene. Ok, ho sprecato un colpo, Meroga. È vivo? Sì, perché mi sa che... No, 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 no. Conviene stare... Ah, c'è anche il lock-on automatico. Per vedere se sono... Oh, vabbè, niente. Ormai anche questo fatto così. Bisogna staccargli la testa, chiaramente. Sono in danger, usiamo uno spray. Non ci interessa, tanto le risorse ce le abbiamo. Se no c'era il trucchetto che tu andavi a capire... A carving of a helmet stavolta. Andavi a tastare con il coltello. Va bene, ma non ci interessa. Qua dovrebbe essere verso la fine della prima casa. Ah, già ci posso andare qui, tu pensa. Perché questo vi anticipo. Oh, ciao. Non ci vuole Resident Evil tutto così, tipo nemico troppo forte. No, te è forte, però non stiamo a sprecare munizioni così. Comunque qua finiva lì, ci vogliono tre emblemi di varie cose, tipo Moon Crest, Sun Crest e Star Crest, forse. Quindi luna, sole e stelle per poter andare avanti. Benissimo. The picture is entitled From Cradle to Grave. Perché adesso guarda le... Questo è uno degli enigmi più interessanti. Corvi, paurissima. Sono diversi quadri, ma noi andiamo qui. The picture is entitled The End of Life. There's a switch below, will you push? No, ho sbagliato, non volevo premerlo in verità. Perché così i corvi si arrabbiano. Quindi qual è lo scopo? Qual è l'enigma? No, pensavo che... pensavo che prima dovevi innescare questo, poi cominciare l'enigma. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente non mi ricordo la soluzione, ma ce la ragioniamo qui insieme. E non era difficile. Comunque adesso usiamo il quick save in caso, perché sennò facciamo un bordello. Questo è storto. Vedi?
C'è un interruttore, lo prendiamo perché praticamente noi è questo quello base. Quello base dice, anzi, come posso dire, dalla nascita alla tomba. Quindi cosa devi fare? Questo c'era un old man, quindi no. A newborn potrebbe essere il primo. Sì. E i corvi non si sono arrabbiati. Poi Young Man. No, secondo me ce n'è, forse c'è un teenager prima. Young Man potrei essere io. Infante. Sì, questo va bene. Perfetto. Lively Boy. Yes. Va bene, boy. Of bold looking old man. No. No, questo è l'ultimo. La fine della vita. Quindi boy, siamo a boy. Young man. Fare young man a sto punto. Oh. Perfetto. Facciamo F1 che non ci vuole di farlo da capo. Perché qua dopo non mi ricordo qual è. Middle Age, poi c'è il vecchio, no? Io perché mi ricordo che una volta avevo sbagliato, forse avevo fatto prima boy e un altro, vabbè. Perfetto, e poi The Bold Old Man. Yes. E poi, purtroppo, quello che toccherà a noi altri, tutti quanti. Yes. Belli quadri riciclati dal vivo, in JPEG. Ah beh, abbiamo proprio subito lo Star Crest, si trovava qua. Comunque la Director's Cut c'è da dire che alcune cose sono riarrangiate, quindi non sempre. Non sempre sono dove ce li ricordiamo. Io quasi potevo. La prossima volta gioco con quello dell'Xbox. Mi frega niente. Pure vado a prendere uno della un altro della PlayStation 1 di sopra. E va bene. Quindi i zombie non risuscitano come nel remake, grazie a Dio. Quindi abbiamo 4 munizioni. Però comunque si trovano spesso. Io so cosa vado a fare. Lo vado già a inserire perché mi sta scomodo tenerlo. Do una fucilata, uso il fucile, do una fucilata al Cerberus. Puoi già sapere che è una BOV. Ah, poi c'ha 7 colpi, quindi ci sta. Poi c'è un trucchetto che se tu punti così a uno zombie vicino gli fai saltare le cervella direttamente, gli fai un, come si dice su questo gioco, un critico. Andiamo. Ci sta a consumare un po' di risorse, poi dopo ce le studiamo bene. F1, in caso lo spreco dei colpi, vabbè, io me la. Oh. Cioè, 4 colpi di pompa? Quando il sole sorge nel west, la luna risale al the east and the star will begin to appear. Ah, forse andava messo anche in ordine, ma io intanto lo piazzo. Io intanto lo piazzo. Quanto mi dà fastidio che start non funziona. Porca miseria, cavolo. Forse c'è un, se uno lo pulisce un attimo si risolve. Vabbè. Se no posso andare a prendere anche quello della PlayStation 2. Però questo mi piaceva perché non c'ha l'analogico, è preciso.
È comodo. E ce n'ho un altro uguale. No, ce l'ho di sopra. Quindi qua non c'è più niente perché abbiamo preso quello che dovevamo. Io torno qui perché c'è qualcosa che non mi sconfifera. Magari abbiamo innescato degli eventi. Poi mi ricordo che quando ho giocato dal mio amico, io ho messo standard. Però tipo cos'è che ho fatto? C'è anche un'altra modalità, advance. Forse cambiava anche il vestito di Jill. Vabbè, ma io meglio gioco a standard perché comunque non ce lo vuoi di scaricare l'altra ROM. E andiamo. Ok, let's go. Qua ci sono i cani, ma noi famo veloce. Poi in verità quelli lì si spostano, vedi? Ci dovrebbero essere. Olle. Quello si è resettato. Qua cos'è che c'era scritto in questa didascalia? Ah, ok, tipo l'acquario. Andiamo, 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 andiamo. Quindi, ridendo e scherzando, non abbiamo manco preso una chiave, proprio secchi così. Volevo farvi vedere come si salva. Esattamente, ce ne sono sempre in abbondanza, quindi i salvataggi sono limitati. Andiamo su. Quindi sono le scale che caricano molto e quelle che caricano così, come le faccio io quando salgo. Qua c'è un po' di gente, devo stare attento. Ho sbagliato. Aspetta, volevo provare una cosa. Niente, perché volevo provare. No, adesso in teoria muoio, però vabbè, faccio F3. Volevo provare una cosa, sì, effettivamente li potevi atterrare col coltello, ma non mi ricordo. Forse sul 2 si poteva fare sta roba, non lo so. Sì, comunque è meglio andare lì, oppure dove. Perché comunque mi ricordavo che un po' di colpi si trovavano, sicuramente. Nel corpo di chi è che era quello che veniva mangiato? No, Brad, però. Boh, qui non mi ricordo cosa c'era qua.
Forest, esatto. È stato piccato a morte dai corvi. Però qui cosa si succede prima che vengo piccato a morte qui? C'è il lanciagranate, subito così si trovava? De bazooka, vabbè, esagerato. Oh! Niente, per vedere se c'è... Via, via, via. Vabbè. Forse fa parte del riarrangiamento della Director's Cut qui. Sì. Si possono eludere gli zombie. Volevo vedere un attimo qui, non mi ricordo. Ah no, qua non c'è niente. Esatto, questa c'è questa statua che si può spostare. Voglio provare a eluderli, ma non so se mi riuscirà, perché in teoria tu devi fare... Ecco. No, invece c'era un trucchetto, almeno nel remake, che tu, dopo che loro facevano l'animazione... No, non mi ricordo. Vabbè. Dove passiamo? No, conviene andare qui, guarda. Ci sono andato addosso, vabbè. No, di già? Ma cavolo, mi ha colpito due volte in croce. Non volevo far vedere l'animazione senza che faccio il quick save subito. You died, scritto in rosso. E niente, Dark Soul molto proprio. Siamo qui. No, ma io voglio andare dov'ero. Però questi li uccido in qualche modo. Perché le robe grosse le voglio tenere per dei bossoni, magari. No, ne mancava solo uno di accoltellamento perché adesso vedi ci posso passare attraverso, ma mi sa che... No, è morto, basta, stiamo calmi.
Fammi vedere quella situazione lì. Vedi? Gli spacchi la testa. È come, ed è un colpo di Magnum, perché la Magnum, per chi non sa come funziona sto gioco, uccide con un colpo ovunque pari. Invece il pompa usato in questa maniera può spaccare la testa, ma non so se c'è, come dire, se c'è una percentuale. Questa la uso come copertina in caso. No, non lo so. Vabbè, andiamo a vedere. C'è un libro evidentemente interagibile. Io qua so dove sono. A Botanic Book About Medicine, Medicine and Herb. Vabbè, adesso non lo stiamo a leggere, però vi riassumo se ho capito quale intende. E ci sono diverse piante che hanno diversi effetti medicinali. Ah, ma comunque fa parte della lore, quindi possiamo andare con calma. Esatto, sì, negli antichi tempi l'umanità, gli umani hanno usato, hanno usato le piante per curarsi. In questo libro vi mostreremo cosa si può trovare nelle piante. Ogni erba, ogni pianta ha diversi colori, no? C'è esatto, quella verde, che è quella che abbiamo usato, no, abbiamo usato uno spray, comunque quella verde recuperi la vita praticamente, la blu neutralizza le tossine, quindi è per il veleno, e la rossa dice che non ha effetto, però comunque, ce lo dice invece sotto, che la red herb ha efficacia solo quando mischiata con altre erbe, quindi se noi facciamo la verde con la blu, ci cura un po' di vita e ci libera dal veleno, perché dopo ci saranno nemici che ci avveleneranno. E se invece mixiamo la verde con la rossa, ci curiamo quasi quanto uno spray medico, se non, mi dico quasi perché lo spray medico era il top del top. E quindi niente, puoi anche fare un mix triplo, puoi fare doppio verde, però doppio verde non è forte quanto verde rossa, eccetera eccetera. Puoi fare anche verde rossa e blu, che ti cura tanto e ti cura anche dal veleno, il top del top. Se ti mixi, the recovery will be tripled, triplicato, e con l'erba rossa, chiaramente. Va bene. Ed era il tutorial delle erbe. Non c'era qualche munizione qui? Non so perché così poche munizioni. Quando ci giocavo l'altra volta, così mentre parlavo, andavo spedito come in treno. Si vede che forse, ok, l'abbiamo sbloccata. Guardate dove siamo. Cioè, in verità so, non è proprio dove eravamo prima, ma bisogna fare. Esatto, ci sono due tizi, ma noi scendiamo istantaneamente. Madonna, ho preso un colpo. Ah no, perché tanto loro non scendono, vero, da qui? E sblocchiamo una shortcut, perché non le ha inventate Dark Souls. Oh no! Nice. Cioè, sto finendo tutto praticamente. Questa la usiamo. E qua c'è il locus amenus, ovvero la save room con il suo tema molto bello, classico. Non è vero, non c'è il tema della save room. Però qua cosa ci hanno lasciato? Chemica, adesso dopo lo esaminiamo per capire cosa ci serve. Gardening tools, infatti c'è il chemica. Questo è il baule, oh, ecco dove erano le munizioni, dove depositiamo adesso un attimo questo. No, adesso terrei tutto.
Scusa, non si... voglio provare a fare una cosa. Tu puoi caricare, però caricava in automatico, vediamo. Sì. Però conviene caricare off screen, nel senso così. E abbiamo di nuovo il clip a 15. Vabbè, non stiamo a fare tutta la faccenda. Teniamoci così. E tanto ho già fatto vedere, tipo avrei salvato qui, ma è lungo, non mi fa prendere l'incrivo, salvo col quick save e ci e buona, dai, andiamo avanti. Adesso non mi conviene risalire da qua perché i zombie sono in una posizione scomoda. Qua la sblocco? Ma come? Prima mi dice che ero di là, ma di là non me l'ha fatta aprire, era quella... è la porta opposta, adesso vi faccio vedere la mappa, visto che la so a memoria, è la porta opposta dell'enigma dei quadri, vedete? Allora l'enigma dei quadri è quella stanza lunga, noi siamo sulla rossa, due stanze più in giù con la linea verde scura in mezzo, è quella dei quadri perché hanno due corridoi lunghi, no? Però mi diceva che... Ah, forse io ho cliccato su quell'altra perché ce n'è... From the inside. Vabbè, torniamo su. E sti capperi, uccidiamo tutti quelli. Tanto prima li uccidiamo meglio è, nel senso... Danno fastidio e non si può passare in modo safe, secondo me. Comunque possiamo giocare anche un'altra mezz'oretta e non abbiamo visto niente, ma intanto il gioco è tutto così. Perché infatti lo volevo consigliare ai miei amici che non sono troppo avvezzi, cioè sempre della mia età più o meno, ma non sono troppo avvezzi ad alcuni giochi vecchi, a delle saghe magari, no? No, ho sprecato un colpo, mi scoccia. Qua si sblocca, perfetto. E per un colpo non riavvio, chiaramente. Per capire se sono sullo schermo basta girarsi. Quello potevo accoltellarlo. Ah no. Fa la pozza di sangue, io perché non lo sai che non la vedo per niente. Ah beh, sono morti proprio. Questo dai, sarà morto anche lui. Incredibile. Madonna, se fossi... Comunque dicevo, Jill Valentine è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto dei videogiochi, perché quando ero piccolo mi dava una sicurezza assurda di questo personaggio di donna forte. Poi dopo nel 3, io penso il 3 lo speedrunnavo in modo... Per quanto potesse, nel modo di dire non ufficiale, da quando ero da mia nonna mi svegliavo, magari erano le 10, era pronto da mangiare a mezzogiorno, ho detto boh, magari a l'una, ho detto dai, mi fo un gameplay del 3, tipo il Last Escape. Qua è bello sto posto qui, mi ricordo. Lì comunque c'è un cesso dove abbiamo appena... Quindi... So dove sono tutti i cessi della casa, in caso un giorno facciamo un festino qui alla Magione Spencer. Ma cos'è che c'era? Ah, a paper is on the wall. Sì, qua c'è Chris, può già prendere la chiave che... Helmet, ok. Ci vuole l'accendino. Non so se prenderla. No. Ce ne basta uno. Io perché porto il chemical? Perché il chemical, è vero, avevo detto di esaminarlo. Cosa serviva il chemical? Vedi, a chemical to kill the weed. Non sarà contento Snoop Dogg? No, perché è un erbicida, come giustamente ci suggerisce. Cosa serve? Adesso vediamo. Si vede che ci sono delle piante che ci stanno un po' scomode, no?
È arrivato qualcuno, non mi sono accorto. In caso è lui. Palesati se vuoi, se no no. Allora, andiamo qui. Intanto dopo ti spiego, perché non sono sicuro se c'era già quel numeretto. Niente, il format inverno si sverna con Resident Evil. Questo è il primo, la versione Director's Cut che io non ho mai giocato. Ho giocato solo a quello originale, che ho originale, anzi, l'abbiamo prestato a qualcuno e non ce l'ha più ridato, però mi roga, però sperandolo che non l'abbia buttato via chi ce l'ha, anzi, se qualche mio amico vede questo video, chi ce l'ha me lo restituisca, per favore. Vabbè, eravamo fuori, ma chi ce l'ha sicuramente. Oh, va. Barry! Non gliene frega di Resident Evil. Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. Oh, I found something. sta calmo, dimmi. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. Ma dai. But how about you, Barry? I have this. Thank Anche you. questo meme I'll take assoluto. this then. I have this. Infatti lo dice, vabbè, sul mercenari del 5. Esatto, lui ci dà le granate acide per il bazooka, no, come è chiamato, per il grenade launcher che abbiamo trovato prima. Molto utile. Infatti, ho fatto bene a non portare altre cose perché adesso ci occupa uno slot. Comunque, buonasera a chiunque sia. Mi fa piacere che. Ah, è andato via, non ci ha manco salutato Barry, così maleducato. Allora. Adesso che abbiamo le granate acide, cosa ci cambia? Assolutamente niente. Però è ora che sblocchiamo un po' di situation. Quanti munizioni ci abbiamo? 6. Posso anche fare così. Perfetto. E andiamo a vedere altre situazioni. No, aspetta, di là cos'è che c'è? Ah, no, di là c'è la lanciagranate che abbiamo già preso. Quindi andiamo qui. In verità, l'unico posto dove devo andare, non ci sono ancora andato. Qui dove c'erano quei due zombie che pattugliavano, li uccidiamo, almeno uno noi dobbiamo uccidere, che scocciano parecchio. Ah, sempre uno in più, perché c'è un piccolo laghino che mi dà fastidio. Allora, comunque scrivete, chiunque sia, mi fa piacere, ecco, dai, vediamo, forse. Perfetto. Siamo riusciti ad accopparlo. Vedi qua, senza problemi, risparmiando qualche colpo. Qua, vedi, c'è un. Il cuorimano finisce. È lì che dobbiamo spingere la statua. In modo da poter. Adesso attiro lo zombie qua giù. Intanto una cosa è fatta almeno. Comunque, qua Jill va subito nella idle animation, vedi, guarda. Vedi? Già si. Ok, va in posa. Idle animation, per chi non lo sapesse, sono le posizioni di quando il pupetto sta fermo. Questo mi ricordo, o li uccidi tutte e due, o devi fare sto giochetto qua. Perfetto. Buonasera, chiunque sia. Orario aperitivo con Resident Evil, non male, ottima scelta. Comunque questi episodi non li voglio fare troppo lunghi perché insomma, così almeno, cioè non è che lo finiamo tutto in una botta, ci mancherebbe altro, anche se tipo se partivo oggi pomeriggio. Oppela. Ed è andato via, perfetto. Lo spettatore intendo. E vabbè, cioè, nel senso. A noi che ci frega. Aspetta, ma c'è un'altra porta?
Ah no, c'è solo una porta lì in fondo, in questo cerchio rosso. Pensavo. Forse nel remake che c'è un'altra situation lì. Ok, va bene. Mi ricordavo male. Non fa nessuno che salute, almeno giusto per avere un'idea di chi era, un salutino si poteva fare. Qua cosa c'è? Oh, perfetto, qua è la be... Qua sul remake... risparmi, c'è un'economia di colpi incredibile. Perché non vedo se c'è la pozza di sangue. Perché sto giocando con lo schermo ridotto. Perché se faccio Alt più invio, che mi va in full screen l'emulatore, dopo sbarella su Streamlabs. Non ho capito. Ancora ci devo smanettare meglio su ste robe. Comunque mi sto divertendo. Tanto sto qui oggi anche abbastanza caldo. Perché è la prima volta che accendo i thermos. Li sto. Che se no si congela. Vado, Jill è veramente troppo. Sto facendo un'illustrazione di Jill di Resident Evil 1. Spero di. Magari la posso mettere lì qua vicino, visto che. Aspetta, andiamo sotto, che so che c'è un punto di ristoro. Non lo so, però finché va potrei anche andare a oltranza, cioè perché dici quando stacco, perché non dici non è successo niente. Ah, ecco qua c'è un po' di... Oh! Però tanto cosa devo fare? E beh, non c'è neanche un... Ma dai, ma questa è una versione bastarda, un caricatorino, guarda che gioco con un caricatorino, noi ci facciamo 2 o 3 zombie sicuro. If I had a ink ribbon I could save my progress, ma noi ce l'abbiamo. Vabbè, io potrei tirare fuori l'ink ribbon e salvare. Vabbè, noi facciamo F1 e capiamo un attimo com'è la situation. Invece, scusa, questo è. Come faccio a cambiare floor? Invece là continuava, perché ancora non ho la mappa del second floor. Lì vedete le scale dove siamo, no? C'è una porta a sinistra e una a dritto. La porta a sinistra in teoria lì c'è la magnum. No, che cavolo sto di... Perché mi dico... No, non c'è la magnum. La magnum sta al piano terra, al piano primo. Però perché mi sto confondendo con il remake, vabbè, ma... Fammi andare a vedere cosa c'è, basta. Dottore. Io questa adesso ho capito che sono dei dottori col camice insanguinato. Già da questo si può capire che qua stavano facendo degli esperimenti, no? Infatti il fatto che io i cani li chiami Cerberus perché so già che sono delle BOV, no? Delle Biological Weapon. Ma ancora noi non sappiamo niente, ma. Ma non te lo spiegano, nel senso che. Qui Helmet. E qui. No, mi sa che qua addirittura... vabbè, più molto più avanti. Andiamo.
Quindi qua si possono schivare abbastanza easy. E qua si può andare avanti, perfetto. Non abbiamo ancora trovato una chiave, perché dobbiamo tornare al cadavere che abbiamo trovato all'inizio. Io di solito, ecco, io inizio sempre lì. Là c'è la Magnum. Se andavo su, però servono la gemma blu, che è quella che teneva la statua. Oh, perfetto, perfetto. Siamo proprio dove vogliamo. Qui c'è una pianta. Adesso vi faccio vedere. Intanto abbiamo i quick save. Quick save è anche bello questo, così vi posso far vedere le cose senza rischiare. Tipo, se io vado qui, fa anche un'animazione. Fa vedere. Ah no, ma non mi danneggia in qualche modo. Boh. Pensavo. Quindi non possiamo andare. Ma qua c'è una pompa e sembra che sta pompando l'acqua proprio da lì. Quindi cosa facciamo? The lid is open. E noi premiamo start, che premi L2, perché lo sapete. Usiamo il chemical. Ah, che bello. Quanto è bello sto gioco. Si va avanti. Questo è uno stream proprio che mi piace farlo ed è super gustoso. Benissimo. E ci abbiamo la prima chiave, che si intravede già da questa cutscene. E abbiamo liberato il... Dimension Key. Voi direte, ma come... Ma qual è? Quella dell'helmet o quella dell'armor? Ora vi faccio vedere la meccanica di questo, il gimmick di Resident Evil che vi spiegavo prima. Non si sa se si chiama su... Ah, poi ho capito dove sia. Siamo dall'altra parte del vetro di una stanza. Vedete che in alto a destra c'è l'emblema, come quello che abbiamo trovato. Poi è un'altra stanza, quella che sta dietro una parete. Dai, vedete. Non avevo mai fatto caso. Ma guarda la roba che c'è qui, mica avevo fatto caso. Quindi posso prendere la Red Herb. C'è un botto di roba, vabbè, ma non le prendo tutte, o sì. E possiamo mescolarle. Vabbè, facciamo check, così faccio vedere. È un'erba locale, basta. E la rossa, vabbè, la combino. No, vabbè, voglio far vedere. Se mi dice sempre che è local herb. Ma allora, vabbè, comunque sapete che è rossa e va bene. C'è poco da sapere. La combiniamo con la verde. Will you mix the... Ah, qua ti chiede pure la conferma sull'uno. Certamente. Bene, invece quella che vi dicevo, per ora si chiama Mansion Key. Però voi direte, cosa vuol dire? Qual è? Non, per ora abbiamo solo visto simboli di armature e elmi, no? Basta fare così, check. Girarla. A carving of an armor. E adesso si chiama Armor Key. E quindi sappiamo tutte le volte che abbiamo visto che ci voleva l'armatura, possiamo usare la chiave. Ecco, infatti Armor Key, perfetto. Siamo messi bene, mica tanto. Abbiamo sprecato un botto di pompa, cioè 8 colpi di pistola, uno di voci. Ce la colliamo, bene, bene, bene. Let's go. Qua ci sono altre erbe. Vediamo. Ne prendiamo un'altra. Dai, giusto per star safe. Però me, io sempre due slot li terrei, perché è fastidioso. Cioè avrei sempre... Vabbè, la peggio spreco un'erba. E andiamo. E adesso possiamo tornare in tutti quei luoghi che... Tipo... Possiamo iniziare con quello della hall, ad esempio, senza che ci andiamo a incaponire dove ci sono nuovi zombie, no? Qua ce n'è uno, per dire che non ci frega. Invece se vado qua, qua ce n'è un altro, vero? Sì. Lì ci dovrebbe essere la Magnum, come dicevo, che ci vogliono la gemma blu, che è quella della che teneva la statua che abbiamo fatto cadere poco fa, e la rossa non mi ricordo mai dove si trova. Ah, qua già la prima volta che possiamo usarla. E già nuova location. Comunque, amici, si sente tutto bene, chiunque siate. Ah, adesso vi faccio vedere. Qua
Broken shotgun, dovevamo usarlo per sostituire da quello vero, però Jill ha innescato l'evento che ci ha salvato Barry, quindi niente. Questo è un clip, quindi un caricatore. Infatti io li chiamavo, siccome questo è uno dei primi giochi che io leggevo in inglese, io prima di dire magazine, che vuol dire anche rivista in inglese, però vuol dire anche caricatore, io dicevo il clip, ce l'hai il clip. E così siamo un po' più full e così siamo fregati, no? Però, come pensavo, sempre tenere due slot liberi. Certamente. Perfetto. Ah, roba grossa qui. E addirittura nei giochi moderni tu puoi, visto che non posso carriare, non posso portare altri item, di solito cosa si faceva? Vabbè, a parte che c'è. Possiamo depositare, c'è il baule qua vicino. Nei giochi moderni te potevi già attingere, mixare, combinare l'oggetto per terra con lo shotgun, invece no, qua non lo puoi proprio manco prendere, va benissimo. In caso sappiamo che c'è. Però adesso quasi quasi io faccio, approfitto di questo clip per fare un po' di pulizia, che ci sono. Vabbè, questi zombie invece sono abbastanza. Vabbè, salvo in caso faccio la cazzata. F1. Ah. Sempre 4. Più coltellata di rischio. Perfetto. Fa sempre comodo, fa un po' di pulizia qui. Ok. Andiamo. Qua possiamo depositare un oggetto a casuale, perché e andiamo a prendere munizioni del pompa. Carichiamo il pompa e quelle rimanenti le mettiamo nel baule, che qua è un classico baule dove tutti gli oggetti sono sempre presenti, come se fosse un teletrasporto. Io appoggerei adesso temporaneamente questo, adesso che mi ci fai pensare, e in erbetta. E andiamo a prendere quelle munizioni. Ogni tanto su Resident Evil sì, era un po' la frustrantezza, era questo, che dovevi fare un po' di management di oggetti, tipo adesso vado a prendere quelle robe del pompa, che se no quello. Oh, ecco, tipo adesso che ho sbagliato, era nell'altro corridoio, devo passare. Era sempre un po' così. Questi sono tranquillamente eludibili. Poi non ho capito, sull'app mi dice che c'è uno spectator solo, invece qua due, a quale da devo dare fiducia? Che ne sono? Dai, andiamo un altro pochetto avanti, possiamo arrivare a un certo punto che ho in mente e si può fare un save lì. Perfetto. Io ormai sono abituato a fare il menu con L2. Perché per chi non mi seguiva prima, vedete, c'ho avuto un problema di joypad all'inizio della live, vabbè, e ho dovuto prendere questo mio della PlayStation 1 con un adattatore che ho precedentemente comprato, molto figo questo acquisto, direi. Però cosa è successo? Start qua non funziona, invece nell'altro che usavo prima mi si è incagliato L1 ed è nuovo. Io ne avevo già comprato un modello simile, ma l'ho regalato a un amico che mi fa molto piacere. Che giochi ha con gli emulatori, gli serviva, e te lo regalo. L'ho preso a una cavolata, anche se è un plastigone, costa poco, ci sta. Invece questo mi si è impallato, sto R1, ed è piano piano gli devo dare delle botte, ma non lo posso fare in live, cioè nel senso prima ci ho provato un po' a scastrarlo, ma mi sono un po' impanicato, dici dai, una volta che registro, cioè proprio tutte a male me ne devono venire, cioè incredibile. Quindi abbiamo un botto di ammunizioni. Siamo messi molto, molto, molto bene. Andiamo.
Poi in verità ci sono più finali, non mi ricordo come salvare più persone possibili, ma adesso vediamo. Andiamo via, adesso che abbiamo il Kerving on Armor, famo da matti. Cavolo, non ho chiesto alle persone che c'erano prima se effettivamente si sente bene. Questo ci voleva l'helmet. Ok, andiamo. Ah, ma forse se andavo sotto mi sbloccava la shortcut. Sì, tornavo al corridoio iniziale. Sì, vabbè, voi direte dove sta guardando. Io perché la conosco come mie tasche, sta casa. Quindi in quella stanzetta piccola c'è il... Ok, sì, perfetto. Va bene, ma non importa. Perché tanto... Oh, alla peggio rifaremo un giro, non è che c'è... Io non mi ricordo quali sono le porte chiuse, vabbè. Ah, lui è quello di qua, quindi io passo di qua e sono tutti felici e contenti. Vabbè, andiamo in quella sola, oppure aspetta, oppure anche qua ce n'era una. Boh, non mi ricordo. L'unico modo per scoprirlo è andarci. Qui avevo già fatto piazza pulita, quindi è safe. Ah, qua ho capito. Perfetto, qua c'è un evento in teoria, vediamo. Richard. Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake, A huge and also snake. poisonous. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Faccio F1 perché adesso c'è una corsa contro il tempo. Anzi, salvo qua. Praticamente dice, devo andarlo a prendere. Te dirai, ma dove? Infatti, quando uno ci gioca... Ah, te lo fa vedere con un bug. Lì. E io so dove... E lì è la stanza che dove abbiamo appena salvato, fondamentalmente. Come Roga che ha fatto dei buggini e noi facciamo una speedrun perché se no muore se non fa in tempo. Poi penso di fare in tempo, l'altra volta poi mi sa che io ho fatto il più presto possibile, guarda, non sbaglio una curva. Ah, poi adesso tocca fare il giro un po' lungo, ma no, ma alla fine non cambia niente. Adesso c'è lo zombie a destra, noi andiamo a sinistra. Ma tanto è uguale, non è che... Che l'altra volta con il mio amico anch'io ho fatto il quick save perché sulla PlayStation 5 puoi fare il quick save e non me l'ha dato valido. E nonostante, vedi, non ho perso tempo, cioè sono andato più veloce di così, in teoria me lo dovrebbe dare. A me comunque te lo faceva vedere. Cioè ci mancherebbe che sennò uno ti dice, cioè non è anche immersivo. Se effettivamente neanche ti fa vedere dove devi andare a prendere il siero.
Infatti, vi ricordate che avevamo letto che c'erano dei serum qua, guarda. Certamente. Yes. Go. Qui controllo i tank, incubo, però ormai mi sto cioè, per me sono comodi, basta capire come funzionano. Queste curve un po' faticose. Io direi che dopo che abbiamo andato al siero, guardiamo una cosina, vediamo se riusciamo a farla e poi stacchiamo e ci vediamo al prossimo episodio. Ma adesso andiamo a consegnare il serum. Dai, più veloci di così, sono un razzo praticamente. L'unica roba è qua che l'ho presa un po' lunga perché... Vabbè, che poi è uguale se te arrivi da là è mezzo secondo perché comunque devi arrivare in fondo alla stanza ugualmente. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Dai, dammi un shot. Dai, uno shot a Jill, Richard. here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Muore ugualmente, però mi sa che ci dà un oggetto in più. Perché se no te lo trovavi che era già morto. Tanto più veloce di così non si poteva. Cioè, cosa devo fare? Cioè, non abbiamo neanche procrastinato, insomma. Siamo andati diretti qui. Dopo controllo perché anche quella volta me l'ha preso il dubbio. Dopo, siccome stavo giocando giusto per cazzeggio, non sono andato a controllare. Però, più veloce di così, boh, mi pare strano. Tanto, oh, non manco dici, ho tagliato. Cioè, proprio meglio di così. Adesso, qua, voglio farvi vedere una cosa interessante. Perché poi comunque il serum l'ho sprecato. Ah, qua mi ha caricato, perfetto. Qua c'è qualcosa di losco, come ci ha suggerito il buon Richard. Vabbè, adesso non sto... Come va la partita? Ah no, ok. Oh. Dai, non si poteva colpire questo bastardino. Vabbè, ho salvato, ma ho sbagliato. Perché? Fammi pensare, vabbè, uccidiamo questo. No, vabbè, niente. Perché è un po' metaplay, ma io so che lì c'è quello che ha ucciso Richard, quindi mi servono del... Però in verità non è obbligatorio, se non sbaglio, ucciderlo, perché ci... No, no, invece proviamo ad andare così e basta. Facciamo una roba bella. Saliamo sulle scale, uccidiamo lo zombie. Ma siamo sicuri che proprio il coltello, neanche per sbaglio, ci arriva e ci fa... Futticchiare un pochino, no, eh? Grazie.
Vabbè, ci abbiamo diversi caricatori, ci può stare. Già premo la direzione. Ma come? Ah, c'è la pozza di sangue. So che non la vedo. Sto schermo non ci vedo una mazza. Madò, qua su remake sta stanza è bellissima. Qua non me la ricordo come nel gioco normale. Nel remake io intendo il Rebirth. Detto The Bird per gli amici, perché se no si chiama. Ah, qua ci vuole l'accendino sempre a candle. Perché dopo qua, vedi, in verità si può spostare, no? C'è un mostro, no? Nella versione remake, sì. Ma come? È buio, non vale. Cioè, in teoria non mi dovrebbe far interagire con niente. Poi vedi che i clip dopo si trovano a manetta. Ah, però qui c'è un oggetto chiave, però dice It's dark to see anything. Vabbè, ma te pigui che... Vabbè, non lo so, è una scusa simpatica per andare, quindi niente. Adesso io voglio tentare questo boss. Perché in teoria non è obbligatorio. Poi mi ricordo che ho fatto un sacco di quick save dall'amico mio perché non ho capito bene come si fa. Proprio perché Richard, porca miseria, secondo me cambiava solo la cutscene, che se te arrivi dopo un botto è morto e non succede niente, invece dopo un po', boh, non lo so, vabbè. Ah, beh, addirittura neanche ci posso andare dal nostro amico, quindi meglio. Siamo messi molto bene, cioè abbiamo due clip di scorta perché 15 più 15 fa 30, no? Eh sì, so la matematica, sono molto bravo. Allora, poi dopo, dove possiamo andare col Carving of an Armor? Ah, al cesso qua, andiamo al cesso, che è il mio posto preferito. Tanto abbiamo già fatto pulizie contro D'Agusto, che ha già fatto pulizia. Ah no, qua? Oh, yes. Qua c'è un enigma fighissimo. Sempre se mi ricordo bene. 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 C'è scritto There's a switch. Assolutamente no. Perché cosa succede? In verità col quick save posso farvelo vedere. Lo vogliamo vedere, vabbè, esce il gas e muori. Però se noi tappiamo queste fuoriuscite, no? Certamente. Tu comunque a tema medievale, perché comunque a Carving of an Armor, a Carving of a Helmet, a Shield. Oh, il Sun Crest così? Perché, ecco perché dicevo quando ci gioca, vedi, in un'oretta e mezza, tra l'altro 10 minuti di smanettamento perché c'è avuto problemi col pad, vedi, abbiamo già due crest su tre, ma poi non è che è finito il gioco, c'è la seconda parte, ma comunque aver già le tre crest è tanta roba. Dopo sì, dopo vai dove abbiamo ucciso quel cane. Perfetto.
Tipo qua su... Ah, non c'è il cesso qui. Troppo sus. Ho capito. L'ho spinta nella direzione sbagliata. Quindi cosa si fa? Si resetta la stanza uscendo. Oppure quick save di quando sono entrato. Oh, ma ciccia. Ma dai. Ma allora com'era la questione? C'è qualcosa, ma non me lo fa cliccare. Ah, it's too heavy to move, veramente? Ah, è vero, perché qualcuno aveva già toccato questo switch. Questo suo remake è fighissimo, sono tutti animali, no, imbalsamati, come si dice. Esattamente, ho capito tutto, ho sbagliato io. Va? Si è resettato. Adesso io resetto, adesso non è più heavy to move, possiamo spostare prima l'acquario e poi la shelf, quindi la libreria. Boot to the half shelf. No, vabbè, questa è una battuta un po' strana. Poi basta, e poi vediamo. Perché qua io potrei andare in oltranza, mi sto troppo divertendo, troppo bello sto gioco. Allora. No, aspetta, prima fammi vedere se c'è qualcosa. Oh. È una lettera. Il top della lettera, stavo dicendo, insomma, la cima della lettera manca. Il rimanente dice: sì, sono infettato. Ho fatto quel che potevo. Ma è solo per ritardare il processo di alcuni giorni. La cosa che mi spaventa è che ho dimenticato. Che ti ho dimenticata man mano. Perché man mano andavo avanti con questa malattia, insomma. Quindi ho scelto una morte piacevole. Più che diventare un living dead. Entro un'ora. Arriverò al mio eterno riposo. Goodbye forever yours, eccetera eccetera. Le volontà del ricercatore, quindi è un po' pazzerelle. Ho visto che qua ogni tanto sbagga. Nel camice c'è qualcosa, ovviamente un clip. Ah no, un ink ribbon. No, non lo voglio, perché tanto usiamo i quick save. A parte che c'è una balla e non ci servono. Ma comunque salvo. Eh sì, le devo prendere assolutamente. E basta, vabbè, dici niente, perché non è un oggetto chiave, ma se c'è qualche boss tostarello, insomma, gliene spari 5-6 e siamo contenti qua. Invece F1 prima che schioppo. Ah, il famoso accendino. Allora andiamo a depositare. Facciamo così, ho capito tutto. Andiamo a depositare tutto, andiamo a prendere l'accendino. Che tanto è lì sotto la... il locus amenus. Prendiamo l'accendino, andiamo a accendere il camino che poi è nel corridoio qua in fondo, dove ho appena guardato. E allora, questo format, vabbè, scommetto che nessuno guarderà fino a qui. Io pensavo di fare 1, 2, 3, Code Veronica, emulato dal Dolphin, quindi emulatore della Wii, ma con la ISO GameCube, che funziona molto bene, cioè
me l'ha fatto in un HD, mai visto, cioè sembra quasi meglio dell'HD version. E lì devo imparare i quick save perché è da tostarello, oppure lo gioco a easy, non lo so, perché lo voglio giocare rilassato, capito? Io invece nella vita normale sto giocando a Dark Souls 2 per la prima volta, tipo mi sono fatto una run all'1, che a Lucca mi sono comprato la collection, ma ho detto, ma non voglio cominciare il 2, voglio rifarmi l'1 che lo conosco a memoria, guarda, una vacca per me è una vacanza Dark Souls, ho fatto un giretto, una build mai vista, questo ce lo prendiamo dopo. Tra l'altro devo sbloccarla, vedi, porca miseria, perché dopo dalla porta qui dietro arrivi dove devi inserire i crest. E vabbè, dai. L'accendino serviva sia lì che dal serpente, da dove è morto Richard. Vedi, tocca ricordarsi tutto, se no qua è il macello. Vedi, porca miseria, qua dice inside veramente, ma mi ricordo che non me l'aveva aperta, porca miseria. Forse ho sbagliato. Vedi, anche senza guida, cioè liscio come lo voglio sto gioco, ti dirai, ma te lo ricordi? Vabbè, ma in realtà non mi ricordo niente, mi ricordo solo dove ci sono delle cose, ma sto andando così, cioè ti pare che mi vado a ricordare l'esatta sequenza di dove andare e dove uscire. Allora, qua prendiamo l'accendino, perfetto, che, di cui Chris però ci inizia di base, invece noi siamo The Master of Unlocking e Barry ci ha regalato il... va, attenzione, un clip sicuro. Sì, ho tanti clip, sono tutti nascosti così. Meglio? Oh, buonasera a chiunque si sia connesso. Niente, benvenuto o benvenuta a chiunque sia. E stiamo giocando a Resident Evil 1, Director's Cut, che non ci ho mai giocato la versione Director's Cut, perché io ci avevo quello originale, cioè... No, devo andare di qua. Con la copertina con Chris. Brutto rabbito, come si dice. Sempre anche lì la copertina per emulare un B-movie americano. Qui. Qua non lo so cosa ci dava bruciare. La mappa. La mappa. Non lo so. Vediamo. Wood is put in the stove, a paper is on the wall. Mi sa che era la mappa del secondo piano. Yes. It's a map of the second floor. Will you take it? Certamente. Qui ci vuole helmet, perfetto. Adesso che abbiamo la mappa completa, voglio capire un attimo una cosa. Sì, non c'è rimasto molto, dobbiamo fare quella storia lì. Perfetto. Quindi tutta sta faccenda ci ha sbloccato l'accendino, no? Ci ha sbloccato, cioè andiamo nell'altro posto dove usare l'accendino, che è qua vicino, se ve ne ricordate. Se non vi ricordate non importa, godetevi il gameplay di qua. Dove era morto il povero Richard? Poi non so quando staccare perché scorre troppo bene sto gioco, mi piace un sacco, è uno dei miei preferiti di sempre. Allora, qua andiamo qui. Come state voi altri? Tutto ok? Chi siete soprattutto? Scrivete per favore. Perché sono troppo curioso in verità. Se avete dubbi o domande, sono qui.
a risponderle. Allora, intanto io vado avanti. Siete nuovi o siete persone che conosco da sempre? Chi lo sa? Qua c'era qualcosa, no, c'avevo già il clip che me l'aveva già raccolto nonostante fosse buio, però l'enigma era qua, che qua diceva che era troppo buio per vedere, e adesso molto molto bene, molto molto bene. Però non ci ha sbloccato troppo la situation, perché alla fine non è un oggetto chiave, ma niente. Tutto ciò ci costringe a tornare a depositare le cose là. E purtroppo è così. Resident Evil, come dicevo, tocca ritornare dove ero prima. Beh, ci vuole 2 secondi, però a depositare tutto, che sennò non possiamo prendere altre cose. Si sente tutto bene? Almeno ditemi questo, se mi fate sto favorino. Se il rapporto tra voce e atmosfera del gioco sia ottimale, perché purtroppo essendo da solo non, a volte non riesco a capire. Poi un macello, se vi siete persi la prima parte per settare il joypad è successo un casino, ma non perché non sappia fare, ma perché sono delle cose un po' strane, e in più forse perché non so fare, chi lo sa. Quindi torniamo qui, andiamo a depositare le acid round, e se n'è andato anche costui. Però io dico, cioè adesso non ci sta, tanto ognuno scarella come uno zapping. Poi non è che sono la Bertuccia che devo intrattenere appena arrivo. No, però poteva farmi il favore di scriversi se si sentiva, voglio dire. Magari era in treno, che ne sai, però un po' mi dispiace. Nel senso, io l'avrei scritto, cioè fossi stato, io avrei scritto. Non si possono accumulare, no? No, tutti oggetti chiave, uno per curarsi, la pistola per difendersi, ma io quasi che deposito il pompa. Così abbiamo 2 slot. Andiamo. Comunque, anche se non avessi mai salvato, siamo morti solo quella volta per far vedere la storiella, però è tutto easy in verità. Qua dice che non possiamo andare. Ormai arrivo a 2 orette, dai, 2 orette ci sta. Adesso voglio solo arrivare a un punto chiave, ecco, perché tanto alla fine il gioco è così, prendi gli oggetti, scambi, non scambi. Abbiamo visto lì, cioè volevo chiudere a Richard, ma dopo pensavo ci fosse il serpentone. Adesso dove devo andare? L'accendino servirà ancora. Vabbè, ormai l'ho portato, nel senso, pazienza. Al posto del pompa c'ho l'accendino. Posso andare in una delle prime stanze qua sotto. Poi nel remake hanno messo una porta qui che ti porta in un retro, in un giardino re. Sì, un giardino retro, sì. No, retro. Dove ci sono i Crimson Head, cioè il Crimson Head, che è questa novità, ovvero che se tu non uccidi definitivamente gli zombie bruciandogli con l'accendino il kerosene, si resuscitano più forti. Infatti, presa male. Ancora, però vedi, ancora me la fa usare la Morkey, perché se è l'ultima porta e abbiamo già aperto tutte le serrature necessarie. Il gioco è gentile, mi dice. Oh, ho sbagliato, pensavo che era un interruttore. Ti dice: non ti servirà più questa chiave, vuoi scartarla? E ti dici sì. Cioè, se la vuoi tenere solo per, boh, così, per collezione, la tieni nel baule, non lo so, non serve assolutamente a niente.
Qua riflette, incredibile. Un altro clip, cioè, vedi, possiamo far fuori tutti i zombie della casa, praticamente. E lo faremo. Non ha fatto la pozza per ora. Ma mamma mia, questo è coriaceo. Ma cosa hai mangiato? Basta. Ovvio. Però il lockpick sono sempre chicchette così, capito? Lo pigliamo per forza. Poi mi ricordo c'era la stanza con lo specchio, molto bella. Sembra che ne so pacchi di sto gioco, in realtà non è vero. No, è perché mi ricordo, cazzo, da piccolo. No, non c'era lo specchio. Ma io qui mi faccio quasi mordere. Fatto niente, sono a fine ma con la lineetta gialla, quindi va benissimo. Ma che ci faccio? Ce ne abbiamo una marea a parte quello, però. Esatto, quella è la room segreta dove. Sai cosa faccio? Visto che forse non ci tornerò mai più, prendo un'erba e la uso, basta. Poi quasi che salvo lì davanti, per oggi basta, dai, anche perché devo fare mente locale, vabbè, non avanzo senza di voi, quindi. E dopo facciamo tutta quell'ala di là che abbiamo lasciato. Ma in verità sai dove si può andare? Dove ci sono i cani? Che lì dopo c'erano delle. Mi pare delle stanze che non si aprivano. Tipo qua adesso. Facciamo F1. Guardiamo un attimo la mappa. Ah sì, c'è solo quel courtyard particolare. Sì, ma possiamo farlo anche adesso. E se va bene so dove salvare, cioè dove staccare, perché ci ricongiungiamo. Apriamo la shortcut dove c'è il baule che abbiamo usato fino a poco fa. No, Madosca, questo si è resettato qui. E poi andiamo, comincia a essere freschetto, perché dopo l'ho spenti i thermos. Non consuma troppo, però si fa sentire il freddo, Porca fischia allora, per guardare, per sentire i termosifoni. No, scusa, non mi ha deviato, no, è solo per curiosità mia, perché non mi ha deviato? Ma se io gli sparassi, no? Oh, non mi devia, mi va dritto. No, scusate, è solo per una mia curiosità. Se mi becca buona, voglio solo vedere. Ok. Belli, 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 Dobermanoni.
Poi i miei zii c'avevano due Doberman così, mi facevano una paura. Quicksilver. Oh, vedi? Oh, vedi? This key is useless now. Discard it. Yes. E godo perché abbiamo sbloccato uno slot in più. Poi non mi ricordo cosa c'è in questo piccolo cortile fuori. Che bello sto pad della Play. Vabbè, solo così pochi. Cavolo, allora prima che ci ha fatto sprecare 7 colpi di pompa. Ma qua cosa c'è? No, io non raccolgo nulla perché. Ah no, poi avevo detto che raccoglievo quell'erba e la usavo per quel dannino che ho preso. A rusty boiler, nothing strange. No, solo un luogo dove rifocillarsi un po'. So long. Qua nel remake usciva uno dal bagno. Quando tu andavi nel corridoio c'era fighissimo questo effetto. C'erano dei jumpscare veramente bulli. F1, salviamo. Ah, vedi? Non l'avevo unlockata questa. E siamo qui, vedi? Avevo sbagliato assolutamente. Però quante crest ci abbiamo? E comunque salvo. Salvo senza, cioè, no, per sicurezza salvo anche con la macchina da scrivere, dai, chi se ne frega. Per sicurezza metti il quick save, non fa, però nell'emulatore c'è il salvataggio, giusto per eccesso di cautela, non so. Posto. Questa gag è molto bella. E niente. E con Gile nella idle position. Oh, devo fare F1, se no vabbè che. Ecco qua. Fine della prima parte della retrospettiva su Resident Evil. Dai, non è andata affatto male. Ci abbiamo quasi tutti i crest. Quanti crest ci abbiamo? Senza che li salvo. E per chiudere la puntata. Abbiamo già uno inserito. Poi ci abbiamo il Sun e basta. Ma come? Non abbiamo trovato un altro. Ah no, solo quello lì, ok. E niente, quali posti ci sono da vedere? Lo vediamo direttamente la prossima volta. Grazie per essere stati con me, grazie per chi c'è, per chi c'è stato e chi ci sarà. Si può recuperare tutto su YouTube, chiaramente. Mi piace questa anteprima così. Che semmai la uso come. E sì, potete recuperare su YouTube sempre su Monpezuma. E dopo qua ci vediamo nei giorni che non ho gli allenamenti la sera, quindi forse martedì e. Oggi cos'è venerdì? Ah, perché ho fatto un extra. Potrei. Sì, martedì, giovedì o venerdì a scelta, insomma, forse due volte a settimana sicuramente. E grazie mille e buona, ci vediamo alla prossima. Termina streaming.